l'oggetto del libro è Fine della finanza, scritto da due, uso termine, giovani economisti, giovani sulla base del ragionamento accademico, oggi giovanissimi addirittura, economisti, poi pensavamo, come dire, discutere con un autorevole esponente della finanza italiana come Pietro Modiano, un importante studioso come Marco Nado e un esponente politico che ha un incarico preciso su questa materia in quanto responsabile dell'ufficio studi del PD. Devo dire che nel caso di Gianni Cupero ci ha mandato una giustificazione, una lettera anche molto gentile, giustificazione peraltro inoppugnabile, oggi ha degli impegni precisi, e devo dire nella lettera tratto anche, nella quale entra anche nel merito di molte questioni, dati si scusa con tutti voi innanzitutto, oltre con gli autori di questa cosa, e fa anche riferimento a una cosa che ci tenevo a dire, che in realtà questo incontro in qualche modo nasce proprio anche da una sua sollecitazione, perché casualmente è capitato per una volta, capita che anche qualche amico politico che legge qualcosa intanto, non spessissimo intanto capita che tu mi abbia chiamato perché il libro è interessante, io l'ho preso alla lettera, devo dire mi sono messo in questa avventura sulla base della sua sollecitazione, il libro davvero merita questa discussione. E nella lettera che ci ha mandato Gianni Cupero parla di quell'impressione forte che gli ha suscitato questo libro, il fatto che costringe a fare i conti con un ritardo di elaborazione e di pensiero che la politica è andata accumulando soprattutto innanzi a una crisi come questa. Devo dire che questi giudizi ricorrono poi spesso nella lettera, perché Cupero parla del fatto che un libro come questo costringe pensare, costringe, dice letteralmente, a rimuovere una qualche subalternità culturale e strategica delle sinistre nell'ultimo ventennio. E devo dire che chiude dicendo che questo libro, che come si capisce anche dal titolo, La fine della finanza, è proprio una provocazione intellettuale, una vera, robusta provocazione intellettuale, è una provocazione, dice Gianni, formulata al momento giusto, se non ora quando, chiude così la sua lettera, devo dire che mi sembra il modo più simpatico e anche intelligente in cui poteva chiudere il suo contributo nel merito della cosa. Per quanto mi riguarda, io francamente mi accosto con qualche cautela, potete capire, a un argomento, insomma, questo non parla solo della crisi finanziaria, è un libro di teoria della moneta, tante cose mi sono occupato in vita mia, confesso francamente di teoria della moneta non mi ero mai occupato, quindi questo. Nonostante questo vi devo dire che il libro ho letto con straordinario piacere e interesse, anzi vi confesso una cosa, che io l'ho letto alla rovescia, perché dopo la sollecitazione che ho avuto di leggerlo ho detto andiamo a vedere se ha qualcosa da proporre su un tema, così sono cominciato dalla fine e mi sono accorto che il libro mi parlava, cioè mi diceva delle cose molto vere e peraltro che interagivano con elementi su cui ci stavamo riflettendo in tanto, insomma. Allora partendo da lì poi ho fatto un lavoro a ritroso per leggere quali erano gli elementi storici dell'economia che motivavano questo argomento e poi mi sono passato addirittura alla parte teorica a cui inizia il libro, quindi vedete è un libro che si legge, si gode anche per chi non ha competenze, è un libro che ci costringe a fare i conti con qualche profondità col tema della crisi. Una crisi, come tutti sapete, iniziata nel 2007, esplosa nel 2008, crisi che nonostante tutti i proclami è tutt'altro che finita, poi è questo che si fa. In Italia il prodotto interno lordo è sceso del 6%, gli imbalzi, le difficoltà economiche, occupazionali sono sotto gli occhi di tutti, ma poi al di là di queste cose che fanno parte della cronaca quotidiana sono elementi di riflessione più immediati, banali, in realtà la crisi è stata tamponata col più colossale intervento in salvataggio pubblico della storia, colossale intervento in salvataggio pubblico. Ovviamente quando si verifica un intervento di questo genere, poi l'intervento di questo genere produce debito pubblico e i debiti pubblici poi non sono indolori. Vediamo quello che sta accadendo, la cronaca delle vicende internazionali, parliamo della crisi greca, tutti la stiamo seguendo con qualche attenzione, ma non riguarda solo la Grecia, riguarda tutti, il nostro paese avrà bisogno di rientrare da un debito che aumenta, quando si rientra dal debito ormai si va a toccare carne e sangue nel sistema del welfare concretissimo, quindi si tratta di qualcosa che ormai ci sta ritornando addosso in tutti i modi,
Ecco, dinanzi a questo tipo di problemi, il libro di Massimo Amato e di Fantacci ci invita a, come dire, cercare di andare oltre questa immediatezza dei dati e di andare alla radice, provare ad andare alle radici di questa crisi. E devo dire che in questo viaggio, con le provocazioni intellettuali che pongono, aiutano a riflettere. Mentre non sta a me valutare le tesi che loro avanzano, io le accenno semplicemente. Il nodo, dicono i nostri autori, è la liquidità. Il fatto che la moneta non è solo merce di scambio, ma in realtà è diventato strumento di scambio, dicono, ma è diventato progressivamente sempre di più elemento di liquidità, e questo determina una serie di paradossi che tutte le crisi portano, vengono affrontati mettendo sempre più liquidità, e questo provoca un accumulo progressivo della liquidità con l'unico effetto di preparare le prossime crisi. E dinanzi a tutto questo non si limitano a fotografare e interpretare questo fenomeno, ma avanzano alcune soluzioni. Se ho ben capito, recuperando Keynes, l'insegnamento di Keynes con molta decisione, il nodo è la riforma monetaria, il nodo è la distinzione fra capitalismo e economia di mercato, il nodo è quello di riuscire, come dire, a fare degli atti di riforma radicali in questo momento. Per l'appunto, come chiudeva la lettera, se non ora quando? Questo è il tema. Siamo in grado di pensare e vi sono forze in grado di affrontare una crisi di queste dimensioni con veri atti di riforma? Questo è un po' l'oggetto che pongo. Come vedete, si tratta di questioni di enorme interesse, di enorme importanza, e cominciamo a discuterne, e cominciamo con Pietro Modiano. Ti ringrazio, Pietro, per aver accettato di venire. Fai come dire una triplice funzione, addirittura. No, io ne volevo fare una. Volevo farne una, no, cioè, avrei voluto farne una, cioè di star di qua e ascoltare loro, perché il libro merita, e loro meritano, secondo me, di essere ascoltati, e probabilmente a domanda risponderanno cose che consentiranno a chi ascolta di chiarire alcuni punti che fatalmente rimangono oscuri a chi legge, non a loro che hanno scritto. Quindi avrei preferito star di là, oppure parlare dopo di loro o in subordine dopo Marco Nardo, non presentare il libro. Il libro è difficile da presentare, poi i libri li presentano gli autori in realtà, che poi quando ci sono le presentazioni di norma parlano per ultimi. Io peraltro abuso del titolo di economista, perché ho fatto il capo di un ufficio studi bancario per tanti anni, che poi è stato il mio periodo vero di formazione e di mestiere, forse la cosa che ho fatto meglio. Poi dopo ho fatto la finanza vera, cioè sono stato un pezzo di queste vicende della finanza italiana fino all'attuale epilogo, che mi ha visto passare dal mercato del credito, dove sono stato responsabile della grande banca in tre territori, al mercato del debito, dove gestisco un debito piuttosto cospicuo di un signore che ne ha fatti troppi. In questa posizione la crisi mi ha colpito anche psicologicamente, perché quando la crisi è esplosa come crisi conclamata, ero il capo della più grande rete bancaria italiana, una delle più grandi d'Europa, e mi sono trovato una domenica davanti alla percezione fisica che il giorno dopo sarebbe stato il giorno dopo, proprio the day after, il dopo Chernobyl o dopo il bombardamento, ed è stata una sensazione fisica. Stava cadendo Dexia, una banca multinazionale, ING e Fortis, tre banche che dovevano essere salvate in un weekend, nel giro di poche ore, da tre governi, ed era assai probabile che questo non succedesse. Non era mai successo, non c'era ancora un paradigma stabilito di salvataggi, c'erano state eccezioni per Stairs, eccetera, non era ancora stata stabilito che cosa fare, e la probabilità che il governo lussemburghese, belga e francese si mettessero all'improvviso d'accordo per salvare tre banche enormi, che avrebbero creato un effetto domino davvero, va sicuro, spaventoso, perché io solo di Dexia avevo messo, fra Intesa e San Paolo, sul mercato del risparmio credo 10 miliardi di euro, cioè Parmalat in pallina, per cui gli sportelli non si sarebbero aperti. Il giorno dopo sarebbe stato spaventoso, e questa è la mia sensazione fisica. Anche per questo tutti quelli che dicono la crisi in fondo è finita, o come dicono loro, criticando quest'idea, è un episodio ciclico innestato in una struttura fondamentalmente sana, è falso. Qui stava venendo giù tutto, veniva giù tutto. Se ne cadevano quelle due banche, bastava che cadesse Ipo Real Estate, veniva giù tutto.
perché le interrelazioni fra una grande banca e tutte le altre banche che hanno dato credito e tutte le banche che hanno dato credito a quelli che hanno dato credito avrebbero fatto esplodere una crisi di fiducia che, sommata al fatto che i risparmiatori a loro volta avevano paura, avrebbe fatto sospendere il sistema dei pagamenti. Forse per il tempo sufficiente a portare il mondo a uno stato impensabile. Stava succedendo l'impensabile. Dopodiché poi la psiche umana di fronte al pericolo scampato lo rimuove. E io poi ho dormito la notte, perché ho detto poi se c'è la catastrofe non ci sono io, se ci sono io non ci sarà la catastrofe. ragazzi. Però la catastrofe, io ho fatto un'intervista alla stampa che mi fu criticata, perché già allora, scampata la crisi, bisognava esorcizzarla, che diceva abbiamo visto la morte con gli occhi, che era la cosa vera. Allora, la crisi è stata spaventosa, ha rischiato di far venire giù l'economia, non il capitalismo, l'economia del mondo, e farci svegliare in un mondo diverso. Su questo siamo d'accordo, questa è la premessa di tutto, e non è banale. Poi ha lasciato un'eredità spaventosa, perché i debiti pubblici continueranno a salire. Non è che, dice, c'è stata una grande immissione di roba, piano piano si riassorbe, poi c'è un po' di disoccupazione, siamo abituati. No, 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 non è che è nato un nuovo ciclo basso, che poi esce con un ciclo alto, no, 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 no. Sopra le spalle nostre, delle generazioni future, c'è un debito pubblico che non è destinato a riassorbirsi se non con lacrime e sangue, ma dico quello americano, non quello italiano, quello del più grande paese del mondo. Perché questa è la dinamica, bassa crescita, un meccanismo di salvaguardie sociali, di stabilizzatori automatici che funzionano quando la crescita non è tanta, per aumentare il deficit, per aumentare i debiti, e quindi si suppone che fra 20 anni i debiti pubblici dei paesi che hanno investito oggi sui salvataggi saranno maggiori di adesso. Si può reggere 20 anni. Senza un'altra crisi? Questa è la domanda che si fanno loro e dicono, ragazzi miei, guardiamo in faccia questa realtà spaventosa, spaventosa, e domandiamoci se, essendo stata spaventosa, non ci pone delle domande che invece di esorcizzare, di farci esorcizzare il problema, ce lo fanno affrontare mettendoci alla sua altezza, che è quello della riforma del capitalismo, affinché ciò non succeda più. Questo è il punto chiarissimo. Dopo ci sono una serie di punti, problemi lessicali. Capitalismo e economia di mercato. Noi siamo abituati a considerarli la stessa cosa. La differenza è variopinta. L'economia di capitalista è mercato più imprese. L'economia capitalista è probabilmente mercato più imprese più finanze. Si dà un'economia di mercato dove ci scambiano i beni liberamente. E questa economia di mercato diventa capitalistica quando il capitale sta alla sua base e la moneta sta alla base. Si dà un'economia di mercato non capitalistica, si dà un'economia di mercato non capitalistica, parentesi. Loro citano nel libro il governatore della banca centrale cinese, interessante persona che ho conosciuto, che, prendendo il toro per le corna dalla parte dove la prendete voi, dice: qui ragazzi, o si riforma il sistema monetario internazionale e si modifica le leggi secondo le quali c'è un prestatore di liquidità di ultima istanza che non ha legittimità, che usa la moneta come riserva di valore per sé e per i suoi concittadini, per la verità, e non si riforma il sistema monetario internazionale tornando ai meccanismi che facevano prescindere l'emissione di moneta dagli interessi di parte e li legavano a un elemento oggettivo, non è più l'oro, sono i diritti speciali di prelievo, il banco, quello che diceva Keynes, è un'altra cosa. Il cinese dice, pensiamoci, rivelando una certa libertà intellettuale rispetto al capitalismo. Se qualcuno di voi ha letto Giovanni Arrighi, voi l'avrete letto, Adamo Smith a Pechino, libro complicato, forse più anche di questo, sostiene che la Cina pone a noi il problema di un mercato senza capitalismo. Le due cose si cominciano a parlare. Oggi l'irruzione della Cina da una parte, con un modello stranissimo,
difficile da definire, interessantissimo, ma forse non capitalistico né turbocapitalistico, una cosa un po' diversa da un lato, e la spaventosa crisi in cui i grandi paesi sono sprofondati o hanno rischiato di sprofondare e da cui non sono ancora usciti, ci mette di fronte a questa domanda insieme. L'economia di mercato così come si è sviluppata dal dopoguerra ad oggi o dall'inizio del secolo scorso ad oggi è in grado, dicono loro, di fare il suo mestiere, che è quello di garantire crescita e stabilità. Crescita sì, stabilità probabilmente no, pensiamoci, no? E andiamo verso un'economia che garantisca forse un po' di meno crescita, ma sicuramente la stabilità, o probabilmente la stabilità, o che forse un giorno si liberi dell'economia come di un problema, che è un'arguta citazione di Keynes, ultra utopistica. E su questo ci siamo. Quindi la crisi è stata spaventosa e per metterci alla sua altezza dobbiamo farci questa domanda fondamentale. Sulle risposte discutiamo. Perché? Allora, anche sulla eziologia discutiamo. Io con il tuo padre, da vecchi bancari, sappiamo che tutte le crisi sono crisi di liquidità, tutte, perché alla fine c'è uno che non paga, altrimenti non è crisi. A un certo punto manca il sistema di il mezzo di pagamento. A noi ce lo dicevano i nostri vecchi, e la crisi è di liquidità per definizione, non lo dire, altrimenti non sarebbe crisi. Sarà crisi, troppi rischi, eccetera, ma alla fine c'è un rischio di liquidità. Non sono sicuro che la specificità di questo capitalismo è che le crisi di liquidità vengono sempre e comunque accomodate. Le crisi di liquidità sono immanenti, noi l'abbiamo visto. Possono capitare in funzione del fatto che ci sia dietro di esse un meccanismo che le produce, di cui la crisi di liquidità è un epifenomeno, è il fenomeno. Ogni crisi si manifesta con uno che non ha da pagare. Poi ci sono i prestatori di ultima istanza e quei meccanismi che rinviano. Loro dicono, perché fine della finanza, che è un calambur intelligentissimo, il fine del mercato, dei mercati finanziari, dell'intermediario finanziario, è garantire il pagamento dei debiti. Questo è il fine. La fine della finanza sta nel fatto che questo mercato capitalistico esclude questa eventualità, che è un paradosso, ovviamente. Un paradosso evangelico, che mi fa pensare che questo capitalismo è l'unica realtà in cui rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debiti. Noi non abbiamo mai rimesso i debiti di nessuno, tu e tu, io e tuo padre, perché non lo riteniamo connaturato allo spirito del capitalismo. I debiti si pagano, per cui ho un po', diciamo, una resistenza culturale. Io credo che la crisi è un punto di divergenza, che poi finisce per essere di convergenza, non è tanto nel meccanismo che esclude a priori la crisi di liquidità, ma in ciò che l'ha generato, che è una cosa che ha a che fare con, mi perdonerete, col fatto che il mercato non funziona nel suo punto fondamentale, che è la formazione dei prezzi. Il mercato perché funziona? Perché non c'è un signore che dice questa cosa vale 8 e quest'altra cosa vale 9, ma nello scambio si raggiunge un prezzo che si dice ha un contenuto di stabilità, perché il valore di scambio assomiglia al valore d'uso, così come poi nella teoria non si è mai riuscito a capire cosa sia, ma diciamo ha una sua connotazione che ha a che fare con la realtà. Il mercato garantisce questo, il suo pregio, l'economia di mercato è questa cosa che forma i prezzi, e i prezzi che hanno contenuto di stabilità. Se i prezzi non hanno contenuto di stabilità e divergono magari sistematicamente col valore, questa economia fallisce. Io temo che ci sia quella roba lì, cioè che il mercato finanziario è una cosa che, come fine, secondo me, ma questa è di nuovo esperienza mia, ha come funzione quello di dare un prezzo ai rischi, tratta rischi il mercato finanziario, tratta una cosa che ha valore futuro, essendo futuro non lo conosciamo e non sappiamo se avrà più valore domani o meno valore domani, e la finanza è fatta da persone che scommettono e si scambiano il futuro mettendogli un prezzo. Si scambiano titoli rischiosi mettendo un prezzo a rischio, che è stato il delitto di hubris della finanza degli ultimi 20 anni. Noi abbiamo pensato che questi meccanismi che avevamo messo in piedi, che erano vicini alla perfezione del mercato concorrenziale, perché si parla di asimmetrie informative, ne potremo discutere,
ma sul mercato finanziario all'ingrosso le asimmetrie informative non ci sono, cioè nel mercato dove c'è Goldman Sachs che si scontra con Merrill Lynch, che si scontra con Lehman Brothers, sono tutti uguali. Ed è la catastrofe è successa fra di loro, dove erano tutti alla pari, e le informazioni le avevano tutte, e non avevano barriere all'entrata, non avevano barriere all'uscita. Era un mercato vicino all'essere perfetto, in cui si scambiavano quantità illimitate di cose ogni secondo, con una densità di informazione spaventosa. E questo ha fatto dire ad alcuni di noi, ma guarda un po', abbiamo creato la perfezione nel meccanismo di formazione dei prezzi, talché il rischio ha un prezzo, è finita l'incertezza, cioè la negazione della solidità del rischio, cioè è finita l'incertezza, grazie alla finanza è finita l'incertezza. Concedetemi 5 secondi, minuti. Allora, vita vissuta, le due torri. Le due torri è stata una catastrofe mondiale, no? Però è una catastrofe finanziaria, perché è stata un evento impossibile. Succede una cosa che nessuno avrebbe mai potuto prevedere che succedesse, nessun modello poteva prevedere le due torri, no? E che i mercati finanziari avrebbero rischiato il collasso perché c'erano due aerei che entravano, no? Lo vedo in televisione, eravamo in consiglio di amministrazione di Unicredit. Ci trasferiamo, vediamo la seconda roba che entra e io penso, devo dire, è una cosa di cui provo rimorso umano, come seconda cosa, non come prima, ai miei derivati. Io avevo sotto di me, al piano di sotto, una sala operativa dove c'erano più derivati, era la seconda luogo di deposito di prodotti derivati rischiosi dopo Società Generale in Europa. Era una cosa spaventosa. Io il mio secondo pensiero non trovo più la banca, perché una roba grande è due volte il PIL italiano. Quindi quando si dice troppi, erano così tanti, 2 volte il PIL italiano. Faccio sta riunione complessa, insomma, con i miei colleghi che gestivano sti rischi, il collega in capo dei rischi, uomo geniale peraltro, che si era laureato a Cambridge con una tesi sul riconoscimento digitale del viso umano in movimento, quindi uno che metteva numeri su tutto, anche la faccia. E lui mi dice: tranquillo, abbiamo coperto tutto, i modelli funzionano, domani perdiamo 1 milione di euro. Io avevo dentro 6 miliardi di non avete idea quanta roba avevo dentro. E se fosse, si fosse scollato il mercato, li perdevo. Abbiamo perso 500.000 euro, e come noi tutti gli altri. Rischi di mercato si chiamano, non di credito. Allora, lì la finanza mondiale e ha svolto un ruolo assolutamente stabilizzante, e abbiamo, sembrava il fuoco di Prometeo, avevamo preso in mano il fuoco e avevamo tolto l'incertezza. Quando Greenspan nel 2002 dice i derivati, questa roba del demonio, hanno salvato la finanza, era vero, era quella roba lì, I modelli hanno funzionato, e noi abbiamo pensato, guarda un po', abbiamo preso in mano il prezzo del futuro, è il fuoco di Prometeo. Guardate, se non si capisce questo non si capisce cosa succede. Per esempio, è tutto facile, derivati, troppa roba, casino, prodotti complessi, cioè questi guru dei modelli, questi hanno funzionato in un altro che il cigno nero, in un rischio estremo e imprevedibile, ha funzionato. Dopodiché è crollato tutto su un rischio stupido, che è il rischio di credito non modellabile, perché è digitale, è tutto correlato, no? Che vi porta esattamente dove portate voi. Cioè, che dice il capitalismo, così come l'abbiamo conosciuto, è a rischio di crollo, perché il suo rischio più specifico, cioè il rischio di fallimento, non è modellabile, o comunque storicamente è stato difficilissimo da modellare, ha prodotto endogenamente crisi. Che è Minsky e tutti questi, no? Ma Mises dall'inizio, Cioè il fatto che poi il pericolo mortale della stabilità del capitalismo è l'intermediazione finanziaria, ma su questo poi ci siamo di nuovo, Io l'ho vista dall'altra parte, dice la crisi di liquidità, perché questi non si rendono conto di essere seduti su un barile di dinamite, noi gli uomini di finanza, pronto ad esplodere, è più o meno la stessa cosa. Io la dico, c'è una lieve differenza, perché secondo me il problema sta nel fatto che non ha funzionato il meccanismo di formazione dei prezzi del credito, che è una cosa che mi rende molto inquieto sul futuro delle banche,
E voi dite basta riformare il sistema monetario internazionale, posto che basti. Io dico, forse c'è da mettere a posto l'offerta di credito, il mercato del credito. Bisogna metterci le mani addosso, che ci porta molto lontano, perché ci porta poi dalle parti di, allora ci vuole meno derivati o più derivati, forse anche di più, però diversi, no? E queste sono, diciamo, le domande che io metto sul tavolo. Chiudo su un'altra cosa lessicale. Loro poi alla fine dicono che loro si sono scontrati con un dogma in questo libro, no? Che è quel dogma lì, che è quello che i mercati sono efficienti, no? Formano i prezzi giusti, prevedono correttamente. Io non l'ho mai visto questo dogma. Io ho visto un sacco di convenzioni. Qualcuno era dogmatico, poi voi citate i nostri amici, Rajan, Zingales, Giavazzi. Anche noi eravamo dei chierici di un dogma che non c'è, di una chiesa che non c'era. Cioè la chiesa del mercato efficiente non c'è. Il capitalismo così come l'abbiamo conosciuto non lo afferriamo assumendone il lato razionale e propagandistico, che è peraltro fragilissimo, che è quello che dice: i mercati sono efficienti. E dove sono efficienti? Oggi chiunque voi intervistiate, voi e io, anche dei miei ex colleghi, dicono: io non ci ho mai creduto, ma mercati efficienti. In realtà questa dei mercati efficienti era come la terra piatta, era una convenzione. Anche Bellarmino non ci credeva più, però è comoda finché non ce n'è una che produce ipotesi più fruttuose. Questa ce la teniamo, falsificatela, è una convenzione, e come tutte le convenzioni destituite del supporto dell'intelligenza critica, da cui anche i dogmi sono sostenuti, no? Oltre che dal rito e dalle sante inquisizioni, anche dall'intelligenza critica, non era così. Io temo che questo capitalismo non vada, dal punto di vista culturale, preso troppo sul serio, anche perché il dibattito che è venuto dalla crisi è penoso dal punto di vista culturale. Infatti questo è un libro che appare gigantesco, ma davvero anche rispetto alla letteratura internazionale, ai noi. E viene da due giovani che non sono nel mainstream, diciamo, del dibattito, vengono da storia economica, cioè gente che ha letto dei libri e non ha studiato i modelli. Anche studiato in modello. Proprio così. Sì, lo so, però insomma avete letto molti libri, come appare. E non avete letto molte slide. Io ho letto molte slide negli ultimi anni. Questo vi renderà la vita difficilissima. Per questo è proteo, non si afferra. Culturalmente non si afferra. Perché coloro i quali hanno goduto di questa convenzione e alla. Perché i mercati sono efficienti e tutto quello che noi facevamo andava bene perché la borsa ci premiava, non ha lasciato tracce, se non queste teorie poi deboli. Oggi c'era un'intervista di Fama, il teorico Eugene Fama, che diceva: mercati efficienti, ma sì, ma che balle sono, bisogna indicizzare i fondi di investimento, che balle sono. E invece questa era la teoria in base alla quale si è costruita la convenzione. E se i mercati sono efficienti tutto torna, allora noi abbiamo diritto alle nostre stock option, eccetera, eccetera. Non ci prendete sul serio, ecco. Noi che abbiamo fatto questo mestiere non eravamo i sacerdoti di un dogma, eravamo della gente che ha preso una convenzione che, rispetto alla quale altri non erano stati abbastanza culturalmente forti per opporsi, e l'hanno assoluta legittimamente, come avviene sul mercato libero, dove non ti mettono le mani addosso prima che tu faccia danni, ne abbiamo tratto profitto. Grazie. Grazie. Grazie Pietro. Domanda che descrive la situazione reale, figlia finanziaria. Letteralmente scorrere qualche brivido, poi devo dire, trovo molto curioso questo fatto che per sentire, come dire, una formulazione concreta di pensiero critico, mi rivolge sì, quello che uno dovrebbe essere, ciò che
l'ossatura del pensiero politico. E come dire, come spesso mi capita, queste cose le trovo nei campi, come dire, apparentemente più impensabili. In questo caso è il campo della grande finanza, sempre, come dire, germogliare quella che è concretamente il bisogno di. Ma non aggiungo altro. I nostri due autori, sì. Come faccio? Prima io per me. Prego, poi comunque ci benissimo. Interrompiamo se c'è bisogno. Innanzitutto ringrazio molto Pietro Modiano, appunto, per non solo essere venuto, ma avere portato queste testimonianze ricche di sollecitazioni, di suggestioni. Io partirò dalla fine, poi magari riprendo puntualmente dall'inizio alcune osservazioni che faceva. A proposito dell'intervista, la leggevo poco prima di venire qua, Eugene Fama. Ahimè, questo che è l'inventore della teoria dei mercati efficienti, continua a crederci. Come no? Ma no, scappa, è scappato. Beh, insomma, lui, diciamo, io l'ho letto così l'articolo, poi dopo mi sembrava. Cioè, poi dice a Cassidy, lui dice la verità, dice smetto di insegnare il capitatore delle mercati di capitale. Questo. Beh, 6 mesi fa. Nel frattempo, sulle interviste, io l'ho letta sul Corriere Economia, non so se fosse. Diceva, piano a buttare a mare i mercati finanziari, imputandogli appunto le responsabilità della crisi e di tutti i guai che stiamo passando negli ultimi 2 anni. Perché di fatto, se ai mercati noi imputiamo questa funzione cruciale che è quella non soltanto di prezzare il rischio ma di fare delle previsioni sull'andamento dell'economia, queste previsioni i mercati finanziari le hanno fatte benissimo, tanto è vero che i mercati finanziari hanno cominciato a perdere quota a metà del 2007 e hanno segnalato che stava arrivando una. Questo è certo. Sì, no, vero, sembra una cosa. Purtroppo lei giustamente l'ha rimosso perché effettivamente fa impressione, no? Se sentir dire queste cose. Ma l'ha detto che lui ha la sua quota di mercato, non può mica suicidare. No, ecco, bravo, no, infatti io questo lo sottoscrivo appieno. Però a me veniva in mente, giusto perché siamo storici, a me veniva in mente quando Bloch diceva la moneta è come un sismografo che oltre a registrare i sismi li provoca. No, cioè, forse i mercati finanziari non è che hanno previsto la crisi che stiamo testimoniando, cioè che stiamo vivendo adesso. La crisi non ci sarebbe stata. Oltretutto sarebbero lì per questo, no? Non ci sarebbe stata, perché se lo prevedi fissi i prezzi in modo tale che non si aggiustino per catastrofe, dai. No, infatti a me sembra che a questo, purtroppo però come Fama ce ne sono molti che devono difendere appunto la loro poltrona e allora è per questo che anche a livello puramente accademico si fa fatica, anche perché lei giustamente diceva, insomma è una convenzione, ci siamo attenuti a questa in mancanza di meglio e il dibattito scientifico vorrebbe che si potessero, giustamente lei diceva, confutare, no? Il problema è che proprio per la sua natura di convenzione è inattaccabile, non è confutabile, cioè dal punto di vista appunto di Kuhn non è falsificabile, quindi non è scientifica, dovrebbe stando proprio al. E purtroppo abbiamo vissuto in questo orizzonte. Torno a una questione, siccome lei l'ha avvocata anche a beneficio di quelli che giustamente il libro non hanno letto. Noi insistiamo molto su una distinzione fra capitalismo e economia di mercato. Ora, questa idea dei mercati efficienti è appunto un'idea, una convenzione, un dogma che si applica specificamente ai mercati finanziari, perché giustamente, come anche lei diceva, sono stati costruiti con il manuale in mano in modo tale che corrispondessero perfettamente a ciò che la teoria auspicava come meccanismi di distribuzione efficiente di qualunque cosa, no? Poi dopo in altri mercati conosciamo fenomeni di asimmetrie, fenomeni di difficoltà di accesso, di uscita, eccetera. Nel mercato finanziario invece avevamo anche l'illusione sul piano pratico di averli costruiti questi mercati efficienti. Ora, quando noi proviamo appunto a introdurre questa distinzione fra economia di mercato e capitalismo, il nostro punto proprio di distinzione passa attraverso, se volete, semplicemente questo fatto, cioè questa definizione, una convenzione alternativa se vuole, no? Cioè questa potrebbe essere un'ipotesi di convenzione diversa, cioè il fatto che l'economia di mercato si debba occupare, possa occuparsi legittimamente, di distribuire quelle che davvero sono delle merci. Laddove, quando è in gioco qualche cosa che merce non è, come la moneta o il credito, forse il mercato non è il meccanismo istituzionale a cui più opportunamente ci si deve affidare. No?
forse il mercato non è, per usare un'altra espressione che lei giustamente usava, non è il meccanismo più efficiente per prezzarlo, il rischio incorporato nel credito, che poi appunto è il rischio di fallimento, il rischio più... Perché siamo così attaccati a questa convenzione? Perché giustamente, lo dice Valeri, evocando i primissimi giorni della crisi, quando ancora sembrava che ci cadesse il mondo addosso, di fatto non è che noi possiamo fare a meno di una finanza, di un credito, di un sistema monetario. No. Quindi esitiamo perché diciamo non soltanto il sistema più efficiente, ma è l'unico che abbiamo. Oltretutto da 20 anni a questa parte davvero non ci sono alternative. Cioè, prima qualcuno poteva guardare al di là della cortina di ferro e pensare che ci fossero delle alternative. Da 20 anni a questa parte è l'unico sistema che abbiamo. Dopodiché forse non è neanche, non è detto che questo significhi che sia l'unico concepibile e che sia l'unico che dobbiamo tenerci da qui all'eternità. Perché giustamente lei diceva ci casca il mondo addosso perché un'economia senza una finanza non vive. E questo a me in effetti, giustamente lei diceva, si è dovuto intervenire per salvare queste banche, perché se no non soltanto fallivano le banche, che magari qualcuno poteva essere anche contento, dire hanno fatto male i loro conti e pagano le conseguenze, ma assieme alle banche venivano giù i sistemi produttivi, imprese, stati, eccetera. E quindi questo ci ha costretto a tenere fede con ancora più convinzione di prima a questo dogma, no? A me non sorprende affatto una posizione come quella di Fama. Dopodiché proviamo a pensare, e secondo me non c'è solo bisogno di pensarlo, io questo davvero lo chiedo a lei visto che il mestiere lo fa da tanti anni, però credo che in particolare in Italia, no, ci sia un mestiere di banca che non necessariamente passa attraverso i mercati finanziari e che lo ha fatto in misura crescente negli ultimi decenni. Forse in questo sarò ingenuo, mi illuderò, però mi sembra che voglio dire, se si evita di, come si è fatto pervicacemente in particolare negli ultimi 20-30 anni, no? Trasformare il rapporto di credito in un titolo negoziabile sul mercato, pensando che quello possa essere un modo per prezzarlo adeguatamente, e si torna il rapporto fra debitore e creditore a considerarlo a strego di un rapporto dove il creditore, nella fattispecie la banca, ha questa funzione, questo mestiere proprio di... prezzare il credito sulla base delle sue conoscenze, delle sue... Io ripeto, forse sarò ingenuo, però credo che in questo ci sia un nodo cruciale, no? Uno dei due nodi cruciali che individuiamo, cerchiamo di individuare nel libro. L'altro che è strettamente connesso a questo, lo accenno soltanto, poi do la parola a Massimo perché mi sembrava è riferito al sistema monetario, no? Lei giustamente evocava questo riferimento che facciamo alla proposta ripresa dal governatore della Banca Popolare Cinese di riformare il sistema monetario internazionale per tornare per certi versi a Bretton Woods sul serio, cioè a quell'ultima occasione che abbiamo avuto storicamente per darci delle regole sul funzionamento della finanza internazionale e porre il sistema monetario internazionale su delle basi che consentano di legare strettamente, come si dice, l'economia reale alla finanza. Di fare in modo che a livello internazionale innanzitutto ci sia una produzione di credito strettamente legata ai beni da scambiare, beni di consumo o beni di investimento, no? E che non sia l'economia internazionale e i rapporti finanziari internazionali ingolfati da crediti che diventano inesigibili e che costringono un paese come la Cina all'imbarazzo che ha attualmente di essere seduta su oltre 1.000 miliardi di dollari senza sapere che cosa farsene, senza sapere neanche a quale strega considerarli, no? Sono moneta, sono crediti, posso esigerli, cioè, non sono niente, mi servono soltanto per continuare a esportare e tenere la macchina a pieno regime, no? E, per cui io in questo senso appunto abbiamo accolto come forse una delle poche notizie positive negli ultimi 2 anni questa proposta cinese, non tanto perché poi io temo, lei lo conosce di persona, infatti sono anche curioso di sapere se la proposta è stata fatta seriamente, però certamente vale la pena di essere presa sul serio, no? Perché è una delle poche cose che dice, oltretutto va in controcorrente rispetto al fatto che la Cina, io non sono sicuro, poi non so bene neanche in che senso lo intendesse Giovanni Arrighi, però non sono sicuro che oggi la Cina rappresenti un'economia di mercato senza capitalismo, perché io vedo molto capitalismo anche da quelle parti, no?
vedo una conformazione sempre più esplicita alle regole di questo dogma della liquidità, vedo che in mancanza di reazioni sui mercati internazionali tendono innanzitutto a fare i loro comodi, no? e a continuare a occupare questa posizione scomoda per tutti, no? di esportatore di accumulatore di riserve. E poi cominciano a fare passi significativi in direzione di mercati finanziari liquidi, accessibili, in modo da dare credito a livello internazionale alla loro valuta. Quindi in mancanza di alternative sono sicuro che andranno in quella direzione anche loro. A malincuore magari, perché l'hanno già detto in quel saggio, è interessante, dice l'ha già fatto l'Inghilterra, l'ha fatto gli Stati Uniti, non vorremmo fare anche noi questo errore di porci al centro del sistema finanziario internazionale e per poi magari fra 50 anni o 30 essere nella stessa condizione in cui sono gli Stati Uniti adesso, no? Proprio per questo varrebbe la pena di prenderlo seriamente in considerazione. Io magari mi fermo qua per il momento in modo che... Sì, ma io riprenderei direttamente dalla questione cinese, perché appunto dice, lo ha conosciuto, però anche a me è capitato di conoscere dei cinesi non così importanti, però insomma comunque degli intellettuali, che in generale la famosa proverbiale impenetrabilità cinese è la prima cosa che emerge, nel senso che io prenderei la questione da questo punto di vista. Una cosa è certa, che ci si pensi o no, che si voglia mettere mano o no ai nostri dogmi, che si voglia decidere che va bene così oppure invece ci si dia da fare per vedere se già per caso qualche cosa non si sta muovendo, non si possa fare, questa crisi ha spostato l'asse del potere. Questa è la crisi che segna l'inizio dell'eclimo statunitense. Semplicemente perché, se vogliamo attenerci a una regola che gli storici grosso modo potrebbero confermare, il mondo è retto dai creditori. Ora, i creditori del mondo nel XIX secolo erano gli inglesi, avevano un impero, e avevano un impero perché erano creditori, ed erano creditori perché avevano un impero. I padroni del mondo, diciamo così, con una piccola concorrenza, ma che si è ben risolta, mi sembra, con l'Unione Sovietica, sono stati nel XX secolo gli Stati Uniti, e erano padroni del mondo perché lo hanno fatto crescere all'ombra di una corsa agli armamenti che è costata all'Occidente molto meno che al sistema sovietico. Tutto sommato siamo riusciti a mettere via bombe allo stesso tempo ad avere il burro nei nostri frigoriferi, mentre invece in Unione Sovietica bisognava scegliere. E quindi c'è da pensare che i domini del XXI secolo non saranno più gli americani, se questa legge, se questa regolarità storica, di cui gli storici tendono a dare facilmente conferme, si dovesse confermare ancora una volta. Però è vero, c'è una forte ambiguità. Noi abbiamo veramente, quando è uscito l'articolo del governatore della banca cinese, noi stavamo finendo di scrivere il libro, quindi siamo detti lo prendiamo al volo, lo mettiamo dentro. E eravamo contenti perché ci si diceva siamo sicuri che probabilmente in Italia, quasi sicuramente in Europa, nessuno risponderà al nostro libro. Questo è, lei diceva correte il rischio di essere messi da parte, non essere ascoltati, ma direi proprio di sì. Io non voglio interpretare le assenze necessariamente in una determinata direzione, però devo dire che anche la nostra università non è che si siano proprio strappati le vesti né per dirci bravi né per dirci che abbiamo sbagliato, per dimostrarci dove avevamo sbagliato. Siamo fuori dal mainstream e diciamo la regola in questo caso è la regola dello struzzo, metto dentro la testa, faccio finta che non esista questo libro e quindi me ne parlo. Però diciamo, eravamo molto contenti di questa sortita del governatore della banca centrale cinese, perché ci sembrava che andasse nella giusta direzione, cioè di una riforma del sistema monetario internazionale, quindi una riforma necessariamente fatta sulla base di negoziazioni, sulla base di un rapporto diciamo democratico o comunque di negoziazione, diciamo così, lasciamo perdere la democrazia, ma quantomeno di negoziazione fra i paesi, e che avrebbe potuto appunto dare qualche spiraglio verso l'uscita. In realtà è una proposta estremamente ambigua. Una proposta ambigua perché da una parte dice che bisogna tornare a Bretton Woods e alla proposta di Keynes, dall'altra la proposta di Keynes è completamente stravolta,
perché tutto si tiene nella proposta di Keynes salvo l'essenziale, cioè quella di una moneta internazionale che non sia la moneta nazionale di nessun paese. Mi si potrà obiettare, e qui appunto la questione dell'utopia continua ad aleggiare, che è utopistico pensare a una moneta internazionale che non sia l'espressione dello Stato egemone. Ancora una volta gli storici dicono che gli Stati egemoni sono egemoni finché non diventano vittime della loro stessa egemonia. Noi abbiamo visto gli Stati Uniti distruggersi per mantenere l'egemonia. Abbiamo visto già l'Unione Sovietica distruggersi per mantenere la sua, per cercare di vincere la sua egemonia. Abbiamo visto l'impero inglese dissolversi per il mantenimento dell'egemonia. Il problema è che, diciamo così, la questione dell'egemonia e del potere e del controllo e del comando si pone a livelli di potenza sempre più elevati. Non siamo più in un mondo, gli inglesi appunto avevano il più grande impero dopo i romani, ma tutto sommato c'erano i treni e le mitragliatrici a malapena, gli americani hanno fatto un impero ancora più grande con le bombe atomiche. Adesso cosa aspettiamo? Dico questo perché l'ambiguità cinese si vede nel fatto che mentre il governatore diceva bisogna fare la riforma del sistema monetario internazionale perché non vogliamo finire nella stessa galera in cui sono finiti gli americani e gli inglesi, ci entravano e cominciavano a fare degli swap con delle banche centrali, delle operazioni tecniche, diciamo, fra banche centrali, per cominciare a imporre lo yuan, il renminbi, sono i due nomi della moneta cinese, come moneta di riferimento internazionale negli scambi pacifici, che sono quelli che contano, no? Brasile, BRIC, insomma, quindi India, Cina, Brasile. Allo stesso tempo i cinesi in questo momento stanno facendo un contratto, che è stato chiamato il contratto del secolo, che è un contratto di diritto privato, con l'ex Zegre, con il Congo. È un contratto di 30 anni, in cui sostanzialmente l'idea è, noi abbiamo un sacco di soldi, voi siete in Congo, per cui non è che state bene, però avete un sacco di miniere, quindi noi vi compriamo i diritti minerari, in cambio vi rifacciamo il paese, volete le scuole, facciamo le scuole, volete le strade, facciamo le strade, tutto questo senza passare per il mercato finanziario, peraltro. Questo è un altro colpo, vedete che l'ambiguità va in tutte le direzioni. Al Fondo Monetario sono furiosi perché è la prima volta che si fa un accordo, diciamo, di cooperazione e di sviluppo a questo livello, 30 anni, 30 miliardi di dollari di investimento, che non passa per i mercati finanziari. Perché cosa passa? Passa per il diritto? Speriamolo, cioè, nel senso, è un megacontratto, ci sono giuristi che stanno studiando le interminabili astuzie, la capacità, diciamo così, di mediazione che i cinesi hanno messo a disposizione. È un contratto di diritto congolese, peraltro. Questo per darvi l'idea della capacità anche di venire incontro alle esigenze del partner. Però allo stesso tempo, non facciamoci illusioni, e siamo sempre sul punto di trovarci di fronte a un patto leonino, cioè se io ti rifaccio il paese, sono il padrone di questo paese, se io mi prendo le ricchezze minerarie di questo paese, sono il padrone di questo paese. Allora, i cinesi hanno accumulato dollari fino adesso perché si diceva sono ancora dei primitivi dal punto di vista dell'economia, credono che accumulare dollari sia bene. Adesso forse potrebbero decidere di spenderli, quando decidono di spenderli forse magari comprano qualche cosa, e quando comprano qualche cosa il loro potere aumenta. Dunque, quando ho incontrato questo signore, sì, in un convegno di cui non ha parlato nessuno a luglio, questo signore ha fatto una relazione esattamente dicendo questo: noi abbiamo fatto la riforma, proposto la riforma del sistema, ma non funziona. Allora, delle due l'una: o gli Stati Uniti si mettono a posto e ci garantiscono che ci rimborsano il loro debito, bene, o noi riusciamo a far partire i consumi molto in fretta, bene, quindi ci riduciamo il nostro surplus, ma ci vorrà un sacco di tempo perché sanno che ci vogliono 15 anni, oppure, l'ha detto, poi ve lo faccio vedere, investiamo in Africa, l'ha detto lui, per riequilibrare le nostre riserve, investiamo in Africa. Quindi quando lui diceva questo, aveva in mente Bancor, che è un'utopia, aveva in mente gli Stati Uniti che non si aggiustano, il loro consumo che non riesce a riprendere e la loro egemonia. E noi andiamo in Africa, dicendolo bene, perché questo è win-win, perché serve all'Africa, così non mi rompete le balle voi occidentali, faccio quello che voi colonialisti avreste potuto fare e non avete fatto. Per cui cade in mano nostra, quindi egemonia e riequilibrio dei conti con l'estero. Meraviglioso, e questo è lui, che infatti, devo dire, intelligentemente avete preso come
certo, uno dei leader del futuro, questo signore. Sì, il problema è che appunto questa forma di leadership è una forma di leadership che vivendo di accumulazione di potenza può vivere anche di improvvisi scoppi di potenza, nel senso che anche su questo non bisogna farsi troppa illusione. Gestire i rapporti internazionali così vuol dire accumulare zone di tensione, perché se la Cina accumula, diciamo così, diritti minerari, quindi si accaparra le risorse produttive, vuol dire che se la accaparra per sé, quindi comincerà ad avere dei monopoli che potrebbero dar fastidio. A questo punto che cosa, come si reagisce a questa possibilità? Questo per darvi il quadro, no? Cioè, la preoccupazione è esattamente una preoccupazione su cui si potrebbe, come dire, entrare nei dettagli ancora di più, ma io vorrei a questo punto poi rilascio la parola, tanto a questo punto abbiamo tempo per lasciare ovviamente spazio alle domande del pubblico. Vorrei tornare sulla questione che aleggia, cioè la questione dell'utopia. Lei dice, ho preso proprio le note all'inizio, il giorno stesso della dichiarazione, dell'apparizione della possibilità del crollo del sistema, ho avuto la sensazione fisica. Qualcosa di impensabile stava accadendo. Questo impensabile è stato immediatamente rimosso non appena si è trovata qualche pezza. Allora, io direi che forse bisogna smettere di essere nevrotici, cioè i nevrotici vivono della rimozione di ciò che gli dà fastidio. Questo sistema è profondamente nevrotizzato, forse sarebbe il caso che il pericolo che esso genera venisse affrontato. Perché probabilmente, poi entreremo magari anche nel dettaglio delle linee di una possibile riforma e dei livelli della possibile riforma, ma quello che ci è apparso chiaro e che nelle ultime pagine del libro cerchiamo anche di argomentare è che se c'è un'utopia da cui bisogna fuggire, è l'utopia in cui siamo. Non stiamo cercando di uscire da una situazione scomoda per inseguire un'utopia, stiamo semplicemente, sarebbe possibile, auspicabile che ci si rendesse conto che abbiamo vissuto in un'utopia. Utopia nel senso deteriore del termine, cioè in un sogno irrealizzabile, e abbiamo lavorato per realizzarlo e abbiamo costruito dei dogmi che non avevano neanche bisogno dell'inquisizione, perché semplicemente nella misura in cui erano condivisi e facevano fare soldi a tutti e creavano quella che ci siamo ostinati a chiamare crescita, andavano bene. Io credo che si tratti proprio di vedere che l'economia finanziaria, il capitalismo, diciamo, come lo definiamo noi, cioè questa strana economia di mercato in cui si fa mercato anche di qualcosa che non è una merce, sia una posizione utopica che dura da lungo tempo. Noi abbiamo cercato di risalire, diciamo, alle origini, e siamo risaliti fino all'origine della modernità, fino al XVII secolo, ha prodotto in questi 350 anni un certo numero di guerre sempre più devastanti, e soprattutto ha prodotto un'altra cosa che è molto interessante, su cui piacerebbe che ci fossero anche sollecitazioni del pubblico: una strana indifferenza, oserei dire morale, rispetto al fatto che la crescita possa avvenire attraverso l'accumulazione di mezzi di guerra o attraverso l'accumulazione di mezzi di pace. La finanza che sta venendo a scadenza in questo momento, la finanza che sta saltando per aria, è la finanza con cui l'Occidente ha gestito la guerra fredda, cioè appunto quella guerra in cui si accumulavano armi e quindi si destinavano risorse alla produzione di armi e allo stesso tempo si produceva benessere. La struttura di questa finanza, che è fatta per creare la possibilità di rinviare costantemente il pagamento dei debiti, è una struttura di finanza di guerra. Immaginatevi, è molto semplice, siamo in guerra, allo Stato si presta perché lo Stato ha bisogno, ha bisogno di questi soldi per difendere le nostre vite, vogliamo non prestare? Certo che si presta. Al momento opportuno, quando la pace arriverà, lo Stato pagherà. Ora, se la distinzione fra guerra e pace salta e la guerra fredda è nella sua stessa formulazione il luogo in cui la distinzione fra guerra e pace salta, noi viviamo in una situazione in cui magari altri altrove muoiono, perché di guerra ce n'è, voglio dire, ma in Occidente non ci sono guerre, e però la nostra finanza continua a essere una finanza di guerra, è una finanza foriera di guerra, non solo che rende possibile l'esercizio della guerra, diciamo così, con efficienza finanziaria, ma in qualche modo anche la stimola, perché appunto le guerre commerciali sono normalmente guerre di prezzo, quando si smette di fare guerre di prezzo si cominciano a fare altri tipi di guerre. Quindi non vorrei essere pessimista, vi dico semplicemente che ci sono un certo numero di elementi che ci inducono a ritenere che questo sia il momento veramente di provare a venirsene fuori.
è stata evocata una via d'uscita, quella della riforma del sistema finanziario, del sistema monetario globale. Questa è una riforma che ovviamente paradossalmente si potrebbe fare nel giro di 6 settimane, se lo si volesse. Il piano di Keynes è letteralmente un blueprint, come si dice, cioè è un piano con il numero sufficiente di articoli per passare a una rapida revisione e a una firma di tutti gli stati interessati. È la cosa che si potrebbe fare in brevissimo tempo, perché basta fare una conferenza internazionale, ed è la cosa che è più difficile da immaginare, perché troppi interessi e troppe, diciamo, contrapposizioni mercantilistiche lo impediscono. Il caso della Cina è assolutamente evidente, dice andiamo in questa direzione e allo stesso tempo non ci andiamo. D'altra parte però quello che abbiamo provato a dire nel libro è che esiste la possibilità, non, assolutamente non utopica, di pensare a una moneta che non sia una merce. Quindi ha un sistema finanziario che non abbia bisogno di comprare e vendere moneta, quindi ha relazioni finanziarie che si basano su rapporti economici che non passano attraverso la liquidità, e su una moneta che possa essere riformata anche a livello locale. Allora, solo qualche esempio, poi veramente mi taccio perché ho parlato fin troppo. I mercati sono efficienti, sono inefficienti? Non si sa. Quello che si sa è che tutte le imprese che operano a livello internazionale, che possono fare a meno dei mercati finanziari, ne fanno a meno. Il 15% del commercio internazionale si fa già attraverso pratiche di compensazione beni contro beni da parte di imprese. Questo va evidentemente nella direzione del piano di Keynes. Keynes non voleva nient'altro che la formalizzazione e la generalizzazione di una pratica che è antica quanto il mondo. Sul piano internazionale si scambia beni contro beni, e questa è l'unica forma di equilibrio possibile. Non ci sono debiti, il commercio non deve lasciare debiti. Le grandi imprese, quando possono, si fanno delle banche intergruppo, si prestano i soldi fra di loro e vanno in compensazione pure, evitano di passare per il sistema finanziario. Ci sono tentativi sempre più reiterati, talvolta ingenui, talvolta molto meno ingenui, di pensare a forme di circolazione monetaria locale molto più ristretta, in cui la moneta non abbia il ruolo di riserva di valore, quindi non sia a tutti gli effetti una merce. Su questo ci piacerebbe appunto che ci fossero anche domande. Grazie anche a Massimo Roberto. Andiamo a domande allora. Se volete ancora continuare. No, io dopo magari vi darei la volentina. Sì, perché... comando, domande. Ecco, siccome avete visto, sapevo che l'argomento è particolarmente denso, si intrecciano, come peraltro sul concerto, grandi questioni di geopolitica, questioni di teoria economica, di critica dell'ideologia, anche se si è usato un altro linguaggio, ma di questo in sostanza si è parlato. Quindi mi sembra argomenti affascinanti che sono accavalati assieme. Prego di dare un po' d'ordine alla discussione, quindi domande, ecco, questa è la cosa che non... Domanda, mi raccomando. Posso? Sì, prego, domanda. Posso domandare io una cosa? Ma è vero che la moneta cinese è sottovalutata? Io leggo sempre l'International Herald Tribune e continuano a toccare questo. È vero. Ah, era lei, scusi. Sì, prima comunque, di me. Comunque questa domanda precisa, chiara. La domanda è chiara. Comunque è vero. La mia domanda consiste in un'osservazione. Quindi non è una domanda. No, è una domanda con un'osservazione. Prego. Avete esplicato un ragionamento filosofico-economico interessantissimo, che a me mi ha sedotto pure, però non si sono toccati alcuni punti importanti che nell'economia italiana hanno avuto un peso non differente. Per esempio Tarantelli non è stato nominato. Tarantelli è stato ucciso, era un economista. È stato ucciso per che cosa? Lo sapevate voi? Lo sapete? Non lo sapete. Ma è una cosa non lontana, no? Ma è importante. La Scala Mobile l'aveva data in movimento, aveva studiato questi momenti dell'economia per portare una
controllo e un equilibrio a ciò che significava nello Stato sociale un'economia senza regole. Allora, questa carenza di regole per voi esiste? Penso che l'avete accennato, però è fondamentale vedere se storicamente recepite questa mancanza di regole alla rottura, per esempio, nello schema che, o nella guerra che c'è stata tra De Gaulle e gli Stati Uniti sulla riserva aurea o il dollaro come moneta che gestisce l'economia mondiale. Quindi sono alcuni punti che vi lascio lì per poter considerare se è importante o no. Ne ho altre domande, però una cosa mi premeva dire e volevo anche invitarvi, se lo forse l'avete già trovato, c'è un messaggio della memoria di Elsa Moranti che parla in rete, no? Che parla sulla vicenda della guerra, la seconda guerra mondiale, Mussolini e compagnia bella. E in quel senso penso che è importante riflettere su quella memoria di Elsa Moranti. Prego. Che cos'è la moneta oggi? Cioè, nel senso che secondo me è vero, gli economisti non riflettono su regole, le percentuali tot di capitale sugli assi, però la domanda vera secondo me è che cosa sia la moneta oggi con un sistema finanziario che è ipertrofico. Non sarà certo mica ancora il moltiplicatore degli scambi che si depoprano dei depositi con i derivati di credito che valgono trilioni di dollari. Secondo punto, se è vero che bisogna riportare la finanza vicino al commercio, però questa è un'ipotesi di breve termine, nel senso che la finanza ha anche delle funzioni di lungo termine, pensiamo ai sistemi pensionistici o cose di questo tipo. O agli investimenti dei cinesi, cioè. Certo. L'editore mi fa notare che c'è fuori esposto un altro libro di Massimo Amato che è l'enigma della moneta. Lo facevo notare. La sensazione è che anche le banche centrali non capiscono cosa sia la moneta oggi. Ok. Grazie. Faccio qualche domandina credete veramente che sia possibile riformare il capitalismo? E poi credete veramente che la Cina sia un mercato senza capitalismo oppure abbia un capitalista unico, il Partito Comunista Cinese? Ultima domanda, sulla questione della bolla finanziaria, si è vissuta nell'utopia, non è forse stata un'illusione, non sprechiamo questo termine di vita. Certo. Grazie mille. Altro no, possiamo anche già forse dire, facciamo sì, da un giro, già, siamo già in abbondanza, vediamo un poi casomai se diciamo mi aggiungerei io. Ah, no, Pietro, se mi posso aggiungere. Allora, io non seguo tantissimo questa cosa che delle banche si può fare a meno, questo me lo concedete. Nemmeno noi. Ma nemmeno noi. Vabbè. Però vorremmo delle banche. No, d'accordo. Però adesso la dico però più provocatoria. Allora, qual è il motivo per cui il sistema dell'intermediazione creditizia produce bolle? Perché? Prima va tutto bene e ti rimborsano i crediti, poi le cose vanno un po' meno bene e tu rinnovi il credito per farti rimborsare, dice non me lo rimborsi adesso, me lo rimborserai e te ne do ancora un po', dopodiché finisci che il credito che gli dai aggiuntivo ha una probabilità altissima di non essere rimborsato, quindi quando il ciclo va giù le banche producono perdite ai propri azionisti, restringono il credito e il ciclo va ancora più giù. Questo la dico volgarmente, ma è il libro ben noto. Può accadere, come succede? A Minsky, eccetera. La dico volgare, ma è più o meno così, no? Però questo è il credito di una volta, il credito vecchio, quello bello delle case di risparmio. Faceva così. Che cosa abbiamo escogitato noi malvagi della finanza? Uno strumento per evitarlo, che è il derivato di credito. Perché quando io credo che non mi rimborsino più, non gli ritiro il credito, mi assicuro. E quindi sposto su un'assicurazione che ha delle spalle robuste questa cosa. A questo punto io posso segnalare, visto che pago l'assicurazione, pago l'assicurazione, la pago cara, evito di far pagare di più il mio debitore,
anzi non lo metto in crisi, è chiaro, pago un po' per assicurarmi, però mi proteggo il bilancio. Il mercato migliora, perché alla fine io non ho ritirato il credito, pertanto non lo potevo fare, non ho alzato i tassi di interesse, ho segnalato al mercato medesimo che diffido di quell'impresa. L'assicuratore, se fa il bravo ragazzo, si informa, intanto riceve il messaggio che io mi sono assicurato. Se mi assicuro, se si assicura un altro, se si assicura un altro ancora, riceve il messaggio che il mio premio deve essere molto alto e lo dà al mercato. Da certo punto in poi il mercato riceve questa informazione e, se si generalizza, restringe il credito. Prima di quanto non l'avrebbe fatto se questa informazione non sarebbe venuta, e quindi con meno effetti catastrofici. Questa è la mia versione apologetica, utopistica, per cui io ho ritenuto che il mercato dei derivati di credito evitasse la crisi creditizia del vecchio modo di far credito, perché i nostri vecchi banchieri fallivano ciclicamente anche senza i derivati. I derivati servivano per evitarlo, per completare il mercato. È successo qualcosa per cui è successo al contrario, ma attenzione, detta così è meno banale che come dire c'erano troppi derivati, no? Non hanno funzionato bene quei cavoli dei derivati, e allora questo ti apre un problema diverso, non c'è più l'anatema contro il derivato, c'è una discussione su perché non hanno funzionato, e su questo comincia una discussione tecnica. Allora, su cui non vi intrattiene, però sappiate che è moralmente non screditabile il fatto che si dica quel mercato dei derivati bisogna farlo funzionare meglio, perché altrimenti siamo su una deriva ascientifica e quindi esecrabile. Forse basta così, perché volevo introdurre questo elemento che ci evita di semplificare il nostro atteggiamento critico riducendolo a moralismo, perché qua la cosa pregiata di questo libro, che parla di crisi del capitalismo senza anatemi morali, ma diciamo criticandolo in funzione della sua capacità di mettere insieme crescita e stabilità, e non per avere difetti morali che interessano forse altre sedi. Sui derivati c'è la stessa cosa, per semplificare, c'è la peste da che dipende? Dagli untori, no, anzi c'è Don Ferrante, dice non c'è la peste, non ve la ricordate, come questi qui di adesso, dice la peste non c'è. Poi c'è quell'altro che dice sono gli untori, difetto morale. Poi si scopre che la peste deriva da un batterio piccolo, scoperto a fine 800, isolato in quale di pesti non ci sarebbe più stato, e dall'igiene pubblica. Allora, se anche il batterio non fosse stato trovato, ci si occupava della riforma del capitalismo, si faceva l'igiene pubblica, poi magari si trovava il batterio, ma i batteri ci sono, per cui andare a ragionare, come sta facendo una parte nobile del sistema finanziario internazionale, di disinnescare quei meccanismi piccolini che hanno impedito ai mercati, questi mercati altrimenti considerati demoniaci, di fare un mestiere che non avrebbe potuto non esserlo, è un'altra cosa utile, perché se noi non vediamo questo tagliamo via tutta la discussione che c'è in America, Volcker, Obama, tutti questi tentativi di mettere mano al sistema finanziario senza demolirne le fondamenta. Ecco, questa è un po' la... Grazie. Sì, comincio come prima dalla fine. Il batterio, no? mi sollecitavo un po' questa immagine, perché se dovessi provare a dire, e in qualche modo con le parole del libro, che cos'è il batterio della peste che ci sta pestando adesso, forse è proprio, ne parlava già lei prima nel suo intervento precedente, questa presunzione di poter eliminare ogni rischio, ogni incertezza, attraverso una... certo, e qua bisogna stare attenti e fa bene a farlo, no? Cioè dire, non è che questo significhi che nessun rischio possa essere calcolato, però appunto forse significa che non tutti i rischi possono essere calcolati, e forse lì sarebbe bene distinguere, proprio per poter distinguere quali sono i derivati che ci fanno bene e quali sono i derivati che ci fanno male, quali sono le medicine che ci fanno guarire e quali sono le medicine che invece... eccessive soprattutto. Sì.
qual è la misura, ma io insisterei proprio sul tipo, quali sono i rischi da cui ci possiamo cautelare. Secondo me c'è stata proprio la presunzione, per via dei derivati e della cartolarizzazione, di espungere il rischio. Tanto è vero che, giustamente dicevo, c'è un rischio che non si può eliminare nel nostro mestiere, che è quello del fallimento. Nessuno può sapere, né il creditore né il debitore, se ho capito bene. Beh, lo prevedi. No, certo, entro certi limiti. Non prevede il fallimento di tutti. Se il vostro problema è che falliscano tutti, allora c'è una crisi di liquidità, ecco, mortale. No. Ma questo forse è proprio una conseguenza del fatto che... ci sono i rischi sistemici. Che ci sono i rischi sistemici che conseguono a questa hubris, come lei la chiamava, no? Cioè il fatto che si voglia... E qua, cioè, secondo me, il caso di subprime in qualche modo è paradigmatico, no? Cioè, lì non è che dopo si è prestato dei soldi a delle persone che poi sono fallite, no, si è prestato dei soldi a dei falliti, certo. No? Sulla base del fatto che... Ma io... sono i derivati, però, Beh. Sono delle carogne di banchieri. Beh, insomma, però... No, per carità, cioè, è una cattiva forma di derivazione, ma era giusto per fare l'esempio più estremo, non sto mica dicendo... Scusate, poi magari vi ridiamo la parola per un altro giro di domande. Comunque, appunto, credo che si debba andare in questa direzione. Io, la cosa che abbiamo visto, che abbiamo provato a descrivere anche nel libro, è proprio una trasformazione del rischio, l'abbiamo detta in questi termini, dal rischio di credito al rischio di liquidità. No? Cioè, il rischio di credito è quello che non si può, che fa parte del mestiere, del banchiere, e che non si può espungere. Il rischio di liquidità è quello che proprio non dovrebbe farne parte, perché nessuno può farsene carico legittimamente. Appunto, una banca non può farsi carico del fatto che questi, del rischio sistemico, come lo chiamava, del fatto che questi titoli perdano la loro liquidità, che il mercato non sia più in grado di prezzare il rischio. No, e questo mi sembra un punto fondamentale. Poi rapidamente sulle altre questioni che sono state sollevate, non ho difficoltà a concordare con Luciano sul fatto che la bolla non ha vissuto di utopia ma di illusione, di un'illusione collettiva, di un'allucinazione collettiva, se vogliamo, e ne vive non soltanto la bolla ma anche il dopo crisi, no? di questa allucinazione, per cui si possa andare avanti attaccati alle credenze d'un tempo. Il corollario di questo dal mio punto di vista è credere che davvero sia possibile neanche riformare il capitalismo, ma lo dico con le parole di uno che in una banca centrale ci lavora, l'amico Alfredo Giglio Bianco alla Banca d'Italia, che parla di abolire il capitalismo, lo diciamo noi, no? Ne parla proprio sulla base di una sana distinzione fra capitalismo e economia di mercato. Possiamo fare a meno di questo mercato di troppo che è il mercato della moneta e del credito? Forse sì. Senza che questo significhi rinunciare alla finanza o alle banche, ma proprio, anzi, forse consentirebbe finalmente di avere una finanza e delle banche all'altezza del loro compito. Qua rapidamente vengo all'altra questione che era stata sollevata, che cos'è la moneta oggi? E forse non è una moneta quella che ci ostiniamo a chiamare in questo modo, no? Questa è la nostra tesi. Per sostenere una tesi di questo genere bisogna anche, qua insomma, è il compito di cui ci siamo fatti carico, dire che cosa dovrebbe essere la moneta, no? Allora qua... davvero è il punto su cui più abbiamo fatto riferimento al lascito di Keynes, che insistentemente per tutta la sua vita dice la moneta è importante solo per ciò che può procurare, e gli uomini fanno fatica a ricordarsi che la moneta è un mero intermediario che passa di mano in mano, è ricevuta ed è spesa, e alla fine, quando ha fatto il suo lavoro, sparisce dalla somma della ricchezza di una nazione. No. Sarebbe auspicabile che sparisse. La nostra non lo fa questo, no? La nostra, ed è stato evidente, perché questa che hanno emesso le nostre banche centrali dall'inizio della crisi non risponde a questa definizione, è evidente. Cioè è stata immessa una quantità di liquidità impressionante, la Fed ha raddoppiato, a questo punto quasi triplicato il suo bilancio, cioè la moneta che ha messo in circolazione, e questa moneta non circola. Non sanno cosa maneggiano. Non viene, beh certo, perché questa domanda che lei giustamente ha sollevato, in pochi se la fanno, cioè, e certamente non le banche centrali. Sono derivati, eccetera, eccetera. Cioè, questa è un'altra... Perché sono l'assegno alla moneta. E quindi è la stessa banca centrale che, probabilmente è in un terreno che non conosce. Sì, che... Cioè, è la strumentazione tecnica è tale, come dicono i filosofi... Guarda, provo a dirlo in questa maniera. È la tecnica, cioè la tecnica al di là è ingovernabile. Cioè, oggigiorno non sappiamo cosa fare con l'ingegneria genetica, la stessa cosa che cosa fare con gli strumenti della finanza. Certo, e in ingegneria genetica, la banca centrale, che è al cuore del sistema tecnico, non sa come governare.
Sì. Probabilmente la soluzione è la vostra, si elimina il problema. Non è una questione di eliminarla, è questione di costruirla perché possa funzionare diversamente da come funziona. Allora, io ho provato a fare una piccola conferenza per gli studenti di liceo in Francia, dove sto svolgendo una serie di studi. Quindi ho cercato di essere il più possibile e ho provato semplicemente a far riflettere su questa domanda: da dove viene la moneta e dove va? E nel frattempo cosa fa? No, la risposta che gli ho dato è che la moneta viene dal nulla, e questo lo sappiamo, perché la nostra moneta, che non è più convertibile in niente, viene letteralmente da un atto di volontà. Allora, il problema è che non se ne va verso lo stesso numero da cui viene. Quindi noi abbiamo una possibilità di creazione di moneta, ma non di distruzione di moneta, ma non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo, nel senso che con la stessa capacità di creare convenzioni con cui siamo giunti a liberarci dall'idea mitica che la moneta fosse qualche cosa, l'oro, un bene particolarmente prezioso, e ne abbiamo fatto finalmente qualcosa che non è neanche più carta, perché la moneta non è né carta né niente, è semplicemente una quantità. Con questa stessa capacità dovremmo provare a immaginare che questa moneta se ne vada. Allora, non è un'utopia, o meglio è quella che Keynes chiamava, ma giustamente per rispondere all'amico Luciano, una eutopia, cioè un buon luogo per vivere. Allora, cosa dice Keynes nel 1944? Come si fa a gestire il commercio internazionale? Così arriviamo anche all'altra questione che è stata toccata, ed eventualmente anche come si fanno a gestire, per esempio, gli investimenti a lungo termine, che sono altre cose, evidentemente, ancora. Per gestire il commercio internazionale non abbiamo bisogno di nessuna quantità di moneta, abbiamo bisogno semplicemente di una unità di conto per segnare i nostri debiti e crediti reciproci. Se vuole la lettera di cambio, ma appunto che cos'è la lettera di cambio? Il riconoscimento di un pagamento che sarebbe sicuramente avvenuto pena il fallimento del trattario, perché lì si sbagliava una volta a Lione e nel 500, sbagliava una volta, perdevi la faccia, perdevi il credito, perdevi fuori, ovviamente non fuori dal mondo, fuori dal mondo degli affari, andavi a lavorare, e non è male, no? Non è che uno deve rimanere affarista tutta la vita, hai sbagliato, vai a lavorare, qualcuno ti darà, forse se impari il mestiere, qualcosa da fare, no? Mi sembra, il fallimento per un imprenditore è un sano spavento che deve, come dire, infondergli coraggio e dargli la misura del suo coraggio, perché se un imprenditore che sa che qualunque cosa succeda, come è capitato spesso in Italia, tanto per rispondere anche al signore, comunque non fallisce, è chiaro che non è un imprenditore. Allora, benissimo, cosa si fa? Ci si segnano i debiti e i crediti reciproci con il patto che prima o poi si pagherà. Di che cosa abbiamo bisogno? Di una moneta che sia unità di conto. Perché il sistema, se quando io segno un debito lei segna un credito, è sempre in pareggio, non c'è bisogno di niente. Se io poi il credito che ho lo posso spendere con una terza persona, quel credito diventa moneta, ma nel momento in cui lo spendo ho distrutto il mio credito, quindi ho letteralmente tolto quantità di moneta. Esiste, non voglio entrare troppo nei dettagli, ma la possibilità di pensare a una moneta che non preesiste agli scambi, ma che si genera con gli scambi. C'è qualcosa da scambiare, ci sarà sicuramente moneta sufficiente. Questo è il punto. Noi invece abbiamo pensato che sostenere i sistemi capitalistici finanziari avanzati volesse dire innanzitutto iniettare liquidità in grande quantità, creare su questo un'offerta di credito che andava a cercare i suoi debitori, perché i subprime sono questo, sono dei debitori prodotti dal sistema, gente che non avrebbe neanche mai sognato di bussare alla porta di una banca e alla cui porta sono andati a bussare, qualcuno è andato a bussare. Purtroppo hanno aperto, no? E sappiamo come è andata a finire. Questa mi sembra la questione importante. È possibile pensare a una moneta di questo tipo? Keynes non dice nient'altro che quello. Rispetto alla distinzione fra, diciamo, finanziamento del commercio, che può avvenire costantemente e deve avvenire costantemente in equilibrio di beni, perché l'unica forma di rapporto equilibrato fra due nazioni è quando una nazione importa tanto quanto esporta. Perché sennò vuol dire che qualcuno ha lavorato gratis e qualcuno ha mangiato gratis. Tra parentesi, apro una parentesi, io sono famoso presso i miei studenti per aprire parentesi infinite, ma vale la pena. Quando vorremmo veramente vedere la situazione mostruosa che si è creata negli ultimi 20 anni fra Cina e Stati Uniti? Noi abbiamo un paese di gente che produce
regalando prodotti e schiavizzando l'intera popolazione per dare da mangiare a una popolazione che sempre meno produce e che quindi in qualche modo è schiavizzata pure essa. Queste due schiavitù non si compensano a vicenda e rendono semplicemente possibile, anzi necessario, una superfettazione dei mercati finanziari. Allora, rispetto invece alla possibilità di investire, ci sono tecniche di finanziamento dell'investimento che cum grano salis, se applicate diciamo ragionevolmente, non hanno bisogno di mercato finanziario. Per esempio quello che si chiama venture capital. Il venture capital è stato inventato dai teologi francescani nel 1400. È la forma normalmente praticata in quella che si chiama finanza islamica attuale. Vuol dire che se io ho dei soldi e voglio investirli, mi associo con colui con cui investo. Facciamo una società assieme. Quindi se guadagniamo, guadagniamo assieme. Se perdiamo, perdiamo assieme. L'unica cosa che non posso pretendere è un tasso di interesse garantito subito. Questo è un modo, se volete, per spartire dei rischi che il sistema finanziario basato sui mercati cerca di non far sopportare a nessuno, né ai debitori ai quali si dice tanto ti rifinanzio all'infinito finché ci sono soldi, e ai creditori che ti dice tanto ti assicuro all'infinito finché ci sono derivati. Tutto sommato, l'attività economica, se è un'attività che deve passare dall'intelligenza, non semplicemente dall'animalità, dovrebbe avere a che fare anche con la capacità di selezionare, per esempio, le buone cose da fare. E non c'è miglior, diciamo, stimolo che il fatto che si rischia. Allora, se si fa una società, lì, in qualche modo, si è tenuti a vedere qual è il vantaggio e il peso a entrare in società. Non c'è niente da fare, il rischio è molto forte, però il Congo avrà fatto i suoi conti quando ha deciso di siglare il contratto con la Cina, no? Ha detto, beh, tutto sommato, certo che rischiamo di essere schiavizzati, però dall'altra parte, scuole nuove, case nuove, strade nuove, non c'erano andati i belgi, non c'erano andati i francesi dopo, non c'erano andati gli americani, proviamo che i cinesi e facciamo un contratto. Quindi, diciamo, c'è la possibilità di immaginarsi delle forme di finanziamento che non passano attraverso la liquidità. Aggiungo anche questo. Queste forme esistono da lungo tempo. I buoni fondi di venture capital sono quelli che tutto sommato hanno patito meno di queste crisi. Se riuscissimo, ma perché diciamo, sono marginali rispetto alla grande massa dei flussi finanziari? Perché finché voi date a un creditore l'illusione di non rischiare mai nulla e di avere un tasso di interesse certo, questo perché dovrebbe rischiare qualcosa in un contratto che dice no, guarda che se si perde, perdi anche tu. No? L'avversione al rischio, come si dice, è un'avversione assolutamente, che è la base del mercato finanziario, è assolutamente ragionevole, nessun uomo deve andare verso il rischio, ma è chiaro che se si agita l'illusione di una totale assenza di rischi, cioè di forme di rapporto finanziario completamente esenti da rischio, tutte le forme rischiate vengono messe da parte. Allora, ci sarebbe anche la possibilità semplicemente di andare in questa direzione, e di fatto è quello che si sta facendo. La cosa interessante per i regolatori, per coloro che fanno le regole, è intercettare anche queste tendenze assolutamente spontanee che vengono dall'economia, non vengono dai pensatori, vengono proprio dagli operatori. Ma guardi, l'importante è che vengano, guardi, poi è importante saperle riconoscere. Politica o economia? È una domanda. No, direi che è stata interessantissima la discussione. Io solo non so se la voglio fare, scusa, scherzosa. Quando i belgi hanno lasciato il Congo, hanno lasciato alle spalle 14 diplomati, esattamente, quando nel 1960 hanno lasciato il Congo, hanno lasciato 14 diplomati in Congo, dopo una delle vicende più terribili del colonialismo. Anche per questo penso che i cinesi si comporteranno un po' meglio. Lo dico solo, la mia era una battuta per dire che io non so, sì, non è proprio difficile perché devo dire... Noi abbiamo fatto cose nella storia del colonialismo completamente dimenticata nell'orge revisionista di questi ultimi anni, è una storia che dovrebbe essere meditata seriamente, ma per dire ad un certo punto è stata una schiavizzazione in Cina, io vorrei ragionarci un pochettino, come dire, più puntualmente su questa cosa, ma detto questo mi sembra, come dire, prego, vuoi aggiungere? Sì, no, è anche per riprendere, sì, la questione di Luciano, l'ultima questione che non abbiamo trattato, si tratta per la Cina di un'economia capitalista o no? È un'economia capitalista a tutti gli effetti, senza democrazia, con un partito unico, no? E questo è scritto nella Costituzione. L'economia cinese è un'economia comunista di mercato, l'hanno scritto. Quindi l'articolo 3 o 4 non è un articolo. Sì, dopodiché lì bisogna molto stare attenti perché appunto con la lingua cinese, diciamo, socialista non certo nel senso del socialismo utopista, diciamo, molto 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 bolscevica, diciamo così. Bene, come può
moneta sottovalutata. E non riesco a capire. Risposta al pari mio. Accumula riserve. Vendono, comprano riserve, accumula riserve. Facendo parte del mercato, con quale potere possono tenere sempre questa loro moneta sottovalutata? È proprio il mercato che gli consente di farlo. Vabbè. È proprio il mercato che gli consente di farlo. Cioè, il valore della moneta cinese viene mantenuto basso proprio perché continuano a comprare dollari vendendo moneta cinese. Queste si chiamano leggi di mercato. Cioè, del mercato monetario, che forse appunto che allora, tanto bene non funziona. Ragazzi, io chiuderei, siete d'accordo? Io aveva chiesto delle regole, non avete risposto alla Ci sono regole. Cioè, io ho provato a rispondere, io dico, ho provato a rispondere dicendo siamo in una situazione in cui evidentemente il quadro il quadro generale, il quadro convenzionale in cui abbiamo potuto illuderci che la finanza potesse andare verso l'abolizione del rischio è completamente saltato. Ci siamo resi conto, quindi abbiamo tutti gli elementi per renderci conto che una finanza del genere non è né regolabile né non regolabile, è semplicemente una finanza che è esplosa. Rispetto a questo non siamo... Non regolabile, ma le regole sono a priori, non regolabile mentre la cosa... E vabbè, ma guardi, io non conosco, no, non conosco nessuno... Non no, certo. Nel senso che poi qualcuno anche ha detto dovrebbe essere la politica a fare, cioè le regole non lo fa chi è dentro nella cosa, ma la regola è a priori. Ma lo Stato è fuori? Lo Stato è fuori, secondo lei, signora? Lo Stato è fuori? No. Ma da quando? I mercati adesso finanziari no, esistono da quando lo Stato ci è entrato? Per quello che mi sembra, io non sono specifica, una delle cose che ha fatto crollare molte cose è stata quando si è scissa l'economia dalla politica. Non in colpo guardi, né la politica né l'economia, ma mi interessa. Io vedo lì... I mercati finanziari nascono nel 600 per rendere vendibile il debito pubblico e quindi per consentire agli stati di nascere. Lei tolga i mercati finanziari e toglie la possibilità di finanziamento del debito pubblico. Lei tolga il debito pubblico e toglie i mercati finanziari la possibilità di funzionare. Tolga l'uno e l'altro, ha delle forme di finanza che possono basarsi su altre regole e che non hanno bisogno né dello Stato né del mercato finanziario. Sì, aggiungo soltanto, questo secondo me fa parte, questa contrapposizione, signora, sto rispondendo sempre a lei, questa contrapposizione fra Stato e mercato, secondo me fa parte proprio degli aspetti più squallidi del dibattito del dopo crisi che ha evocato prima Enrico Modiano. Perché purtroppo il sistema... Lo Stato è già un'altra parola. Beh, però adesso magari se vuole che rispondiamo potrebbe anche lasciarci parlare. Mi scusi. Per cui poi secondo me entra la morale politica. Allora, io stavo dicendo, lo Stato e il mercato sono in questo sistema conniventi e credo che questo sia esattamente il motivo, io condivido il suo auspicio, cioè bisognerebbe che ci fossero delle regole. Secondo me è sintomatico di quello che sto dicendo il fatto che a dispetto dell'invocazione generale di regole, di nuove regole per la finanza, da quando è scoppiata la crisi non se ne sia riuscita a fare una, neanche quelle su cui c'era maggiore consenso, no? Perché tutti si è detto i banchieri non devono più prendere questi bonus, bisogna regolare certe forme estreme di finanza, eccetera, la cartolarizzazione, non si è riuscito, i paradisi fiscali, eccetera, non si riesce neanche a fare queste regole. Allora forse il problema è condividere innanzitutto un piano in cui queste regole abbiano un senso e questo è stato il nostro sforzo di capire su quale piano ha senso porsi la questione delle regole in modo da poterle anche fare. Allora questo piano, quel piano lo chiamiamolo pure politico e siamo perfettamente d'accordo con lei, probabilmente non avrebbe nulla a che fare, non avrebbe nulla a che fare con lo Stato. Quando c'era la polis, economia, economos e la conduzione della famiglia. Bene, io direi che chiudiamo qui. Così devo dire, io voglio ringraziare tantissimo Modiano e i nostri due giovani amici e noi continuiamo la nostra conversazione.